Onorevole Nicola Molteni, audizione del Ministro Anna Maria Cancellieri in Commissione Giustizia, la Lega Nord, che cosa ha chiesto? Innanzitutto non siamo pienamente soddisfatti dalle parole del Ministro. Abbiamo chiesto al Ministro eh, una netta discontinuità rispetto all'operato del Ministro Severino, del precedente Ministro, soprattutto con riferimento a cosa? Con riferimento al tema delle carceri e con riferimento al tema della, del riordino della geografia giudiziaria. Crediamo che, in merito al riordino della geografia giudiziaria e quindi sul problema della soppressione dei tribunali, vi sia una grande disparità di trattamento tra nord e sud. Vengono salvati i tribunali del sud e non vengono salvati i tribunali del nord, e quindi abbiamo chiesto al Ministro una proroga di un anno proprio per rivedere questo decreto, per salvare. La giustizia di prossimità e soprattutto per far sì che le valutazioni sui tribunali che devono essere chiusi vengano fatte secondo criteri di meritocrazia e di virtuosità. Al nord vengono chiusi troppi tribunali virtuosi che funzionano ed efficienti. E poi sul tema delle carceri. Sul tema delle carceri abbiamo la netta sensazione, anzi, abbiamo la conferma dalla calendarizzazione dell'attività in commissione giustizia, che si vuole procedere con un nuovo colpo di spugna, con un nuovo indulto mascherato. Il decreto delle misure alternative della messa alla prova che era già stato. Eh, votato e anticipato nella passata legislatura, verrà riproposto e quindi con questo provvedimento, per l'ennesima volta, si dà attenzione ai detenuti e non si dà minimamente attenzione alle vittime dei reati. È un vero e proprio indulto mascherato, noi l'abbiamo definito il salva delinquenti perché si danno garanzie a chi commette reati anziché dare garanzie e tutela a chi i reati li subisce.